Allora, miracoli non esistono, li fanno i santi e il Padre Eterno chi crede. C'è solo una voglia matta di un gruppo di ragazzi fantastici che ha sofferto maledettamente il primo tempo, oltre, credo, l'immaginazione per come avevo preparato la gara, ed sono stati bravissimi a rimanere in partita, rischiando anche di andare sotto il 2-0, ma poi facendo, credo, un secondo tempo di cuore allo stato puro, andando oltre i propri limiti, andando oltre le proprie risorse. Credo che non abbiano neanche più una goccia di sudore. Abbiamo ribaltato una partita contro un'ottima squadra, una grandissima squadra che veniva da 3 vittorie consecutive, che a un certo punto ha tolto giocatori importanti, ha messo Caprari, Politano, quindi la dimostrazione della qualità della rosa, e i ragazzi sono proprio aggrappati a questo match, sono rimasti aggrappati a questo match. Piano piano abbiamo creato qualcosina, abbiamo iniziato a prendere coraggio, e poi, come sempre dico, alcuni episodi le cambiano. Il rigore naturalmente ha sbloccato completamente la squadra ci ha creduto, e per la prima volta recuperiamo una gara, soprattutto in questo modo, cioè da 1-0 andare 3-1, e fortunatamente era finita quando abbiamo preso il 3-2. Sì, poi, finendo anche di rispondere alla domanda che mi ha fatto Annibale sulle scelte iniziali e naturalmente sui cambi, è normale che contro 4 uomini importanti là davanti, soprattutto in un momento difficile per noi, volevo dare quelle certezze che ci hanno permesso comunque di essere una squadra tosta che non prendeva gol, e conservarmi 2 giocatori che magari in questo momento a partita in corso mi possono dare qualcosa in più. Giocarmeli subito e non avere, visto anche Soumaré e Mukulu che magari sono fuori in questo momento, giocatori che ti possono cambiare un po' la gara, me li sono conservati. Uno me lo sono dovuto giocare subito perché naturalmente siamo andati sotto e facevamo molta fatica, soprattutto tra i reparti, a rimanere abbastanza uniti, e quindi sia con Sbaffo, ma anche vorrei citare Comi, un ragazzo silenzioso che si allena sempre al massimo, ha fatto 20 minuti con un ardore straordinario, è stato l'artefice, credo, di questa rimonta. Non hai tempo di pensare se non come cambiare la partita, quindi ero talmente concentrato su quello che vedevo, cercando di trovare quelle soluzioni che potessero dare una mano ai ragazzi, perché questo è il compito dell'allenatore. E a fine primo tempo ho detto loro di continuare, che il secondo tempo saremmo andati sicuramente meglio, la tensione sarebbe andata via, ormai non avevamo più nulla da perdere. Ho detto di comunque mantenerci compatti, e piano piano iniziavamo a guadagnare campo, perché poi col passare dei minuti il Pescara avrebbe fatto più fatica a ripartire e noi avremmo magari li avremmo messi lì per cercare il forcing finale. Invece siamo stati bravi a pareggiarla, non dico quasi subito, però in un tempo buono, e da lì poi è nata la rimonta. Sì, ti ripeto, è normale affrontare una squadra già forte di per sé che viene da 3 vittorie consecutive, quindi in una settimana loro, che erano stati quasi sempre fuori dai playoff, sono stati catapultati prepotentemente dentro, e quindi anche sotto l'aspetto mentale stavano sicuramente molto meglio di noi, e quindi anche per questo dà maggior valore a questa vittoria, perché è stata proprio per come è arrivata, soffrendo tanto ma nello stesso tempo avendo la forza, in un momento dove nessuno ci credeva, di ribaltare una partita ormai che sembrava compromessa. Allora, dico quello che mi hanno detto, perché naturalmente io ho visto solo Gigi tornare dalla curva con le lacrime agli occhi, quindi l'ho rincuorato, l'ho abbracciato e soprattutto l'ho ringraziato per l'ennesima grande prestazione che ha fatto per la squadra. Lui è andato sotto la curva per togliersi la maglietta e per dire ai tifosi che lui la maglia la suda sempre, quindi è molto legato a questa maglia. Naturalmente, come succede in questi casi, ci sono state un po' delle interpretazioni diverse, i tifosi pensavano che il gesto fosse qualcosa di diverso, poi Gigi è stato richiamato sotto la curva, hanno chiarito, è uscito tra gli applausi e tutto è passato. Ho già risposto, credo, con la domanda di Titti, nel senso, ero talmente concentrato su come cambiare la gara che credo, poi non so gli altri allenatori, ma io non sto a pensare a quello che succede dopo la partita. Io sono talmente concentrato sulla gara, non posso pensare ad altro, devo essere concentrato per dare il più possibile supporto ai miei giocatori, cercando di permettere loro di dare sempre il meglio. Poi a fine della gara, al di là del risultato, credo che sono cose che non dipendono da me. Io vado avanti fino a quando mi daranno la possibilità, e come ho detto ieri, non ho nulla
di cui rimproverarmi, sto dando tutto me stesso e così sarà fino alla fine del campionato. Poi tireremo le somme. Credo che sia importantissimo, anche se non decide nulla, ci sono ancora tre grandi battaglie e dobbiamo fare quanti più punti possibili a partire già da sabato a Bologna, e perché stiamo dall'inizio del campionato tra le prime otto e meritiamo di entrare in questa griglia e daremo l'anima per raggiungerlo. Sì, sì, è normale, è una vittoria, ripeto, importante contro un'ottima squadra, quindi sì, abbiamo un piccolo vantaggio sotto questo aspetto, soprattutto in questo momento abbiamo tre punti sul Livorno, ipotetici, perché comunque sono due, andando a pari punti, finendo a pari punti andremo noi, e la stessa cosa vale col Pescara, li abbiamo raggiunti, però in questo momento guadagniamo, diciamo, una posizione, perché abbiamo pareggiato là, abbiamo vinto in casa. Naturalmente eravamo anche in vantaggio con altre, però naturalmente sarà magari difficile raggiungerle, però noi dobbiamo fare di tutto per raccogliere in queste tre gare il massimo dei punti a partire da sabato col Bologna. Guarda, io credo che il compito di un allenatore sia quello di capire i momenti, no? Di una stagione, quando anche delle posizioni conclamate poi cambiano. E come ho detto, per quanto riguarda sia Zito anche di Sbaffo, ci sono dei momenti dove sono stati giocatori che dall'inizio ci hanno fatto vincere delle partite, e ci sono dei momenti dove ce l'ha fatta vincere Comi. Trotta, da quando è arrivato, ci ha dato una grandissima mano facendo dei gol importanti. Poi ci sono dei momenti un attimino dove uno magari è più in difficoltà, o comunque vedo un altro giocatore che è più brillante, e quindi faccio scelte anche in base al tipo di gara. Giocando inizialmente col 5-3-2, naturalmente è un modulo che difficilmente ti permette di essere molto offensivo, quindi molto pressione in avanti, e quindi chiedendo molto sacrificio alle due punte inizialmente, giocarmi subito come l'avrei solo spompato, e il secondo tempo non avrei avuto un giocatore in area di rigore che mi poteva servire, quindi queste sono state le scelte.